all'IRCA una nuova apparecchiatura di livello tecnologico superiore, ultima generazione, una notizia veramente importante. Oggi è stato sottolineato che la prostata si cura in un modo diverso. Oggi è una giornata importante per l'istituto, ma naturalmente per le persone che poi hanno determinati problemi. Questo è un progetto che nasce da lontano e che ha consentito l'arrivo l'anno scorso di questa tecnologia grazie al supporto del Ministero, della Regione e della Fondazione Cari Venora, che poi hanno dato anche un contributo economico. Alle spalle c'è un progetto scientifico e che ha consentito appunto di arrivare alla presentazione, insomma, di questa giornata. È una tecnologia che in realtà, della quale si parla da molti anni. Negli ultimi 2 anni c'è stata molta innovazione, noi abbiamo questa tecnologia di ultima generazione ed è una tecnologia che è unica ad oggi ad essere presente nell'ambito, nel panorama del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, per cui per noi questa è un'ulteriore sfida, un'ulteriore responsabilità per fare in modo, insomma, che questo progetto venga messo a disposizione di tutta la comunità. C'è un appello a farla lavorare il più possibile questa apparecchiatura e quindi si pone come rete l'IRCA? Naturalmente sì, noi tutti dobbiamo fare in modo che certe situazioni diventino opportunità vere per tutto il sistema, ampliando l'accesso attraverso percorsi condivisi a livello interprofessionale per tutta quella realtà che ne avesse bisogno. A questo riguardo c'è stato un lavoro alle spalle che ha coinvolto i colleghi urologi e non solo della nostra regione. Stiamo anche lavorando per fare in modo che la tecnologia poi venga anche messa a disposizione per altre realtà anche fuori regione che ne dovessero aver bisogno, con strumenti anche per certi aspetti, insomma, anche adeguati e che consentono anche all'istituto, anche in questo caso, di portare fuori la propria competenza, questa grande opportunità. All'IRCA una importante apparecchiatura per la salute. Presidente Ceriscioli, le Marche avanzano in tecnologia. Le tecnologie oggi in sanità sono fondamentali, per quello si va verso la concentrazione, i centri specializzati, l'alta specializzazione. Poter contare su macchine come questa che oggi viene presentata, che riesce ad attaccare il tumore lasciando sani i tessuti attorno, con un bassissimo impatto in termini di intervento, significa offrire tanta sicurezza, tanta qualità, un alto livello di risposta e un buon servizio per i nostri cittadini. È un'esigenza che va perseguita in ogni settore, in modo particolare in quello sanitario, quello di concentrare le risorse per avere risultati di qualità. Lo possiamo dare grazie all'IRCA, che è veramente una realtà straordinaria, si occupa del tema dei temi, che è l'anziano, che oggi è il centro dell'attività sanitaria. Poterlo fare in questo modo, con queste tecnologie, con queste collaborazioni, significa dare tanta sicurezza al nostro cittadino. Io penso proprio che il ruolo dell'IRCA sia questo. Abbiamo cominciato a lavorare tanti anni fa e finalmente si cominciano a vedere una serie di frutti di una strategia, di un riposizionamento dell'IRCA come un vero istituto di ricerca. Questo significa portare veramente tecnologia e innovazione, e perché dobbiamo diversificare la tipologia di servizi e di assistenza che noi eroghiamo ai nostri anziani. Cioè, noi dobbiamo essere in grado di fare da una parte cultura rispetto al territorio, rispetto alla presa in carico, però dall'altra parte, essendo un istituto di ricerca, dobbiamo sperimentare e stare più avanti, perché gli anziani del futuro saranno degli anziani che vorranno stare bene, performare bene, e quindi pensando agli anziani del futuro abbiamo lavorato per avere questa macchina e per cercare di risolvere una patologia neoplastica come quella prostatica e fare in modo che si possa convivere con una patologia e avere una buona qualità di vita. La Fondazione Cari Venora, uno dei principali impegni quest'anno è una sponsorizzazione anche per la salute, un macchinario importante ma anche un impegno importante. Presidente Giampaoli. Sì, io sono qui a rappresentare la Fondazione al posto del Presidente, che aveva un impegno su Verona. Sono venuto molto volentieri, accettato questo invito.
perché andava fatto, e indubbiamente Cari Verona è molto attenta su questo, soprattutto sulla salute. L'investimento è importante, ma anche la macchina che è stata comprata è importante. Io mi auguro che il nostro contributo sia servito veramente ad alleviare, no, quello che è la malattia, perché sta esplodendo anche quel problema là, e soprattutto anche per fare un po' di ricerca per migliorarci in futuro. Quindi l'appello mio è che facciamo le richieste importanti, vediamo di investire su questo territorio, sulla salute, quindi sulle proposte che arriveranno a Verona da parte mia ci sarà tutto l'appoggio possibile, perché le risorse vengono nelle Marche.